Sono passati ormai diversi anni dall'introduzione sul mercato degli smartphone pieghevoli e se con Z Fold 5 abbiamo assaggiato un po' una sorta di maturazione di questa tipologia di prodotti, a confronto questo Honor Magic V2 rappresenta la perfezione. Ovviamente questa è volutamente una frase provocatoria, ma mi sono divertito davvero un sacco in questi giorni a dare questo smartphone in mano ad amici e parenti e nessuno si è reso conto nei primi secondi che si trattasse di uno smartphone pieghevole. Il perché è presto detto. Lui complessivamente ha delle dimensioni più piccole rispetto a un Galaxy S23 Ultra, rispetto a un iPhone 14 o 15 Pro Max, insomma è uno smartphone classico che all'occorrenza diventa veramente un tablet. Adesso ve ne parlo più approfonditamente in questa recensione, ricordate di lasciare un bel like a questo video se vi piacerà o se vi sarà utile, dunque iniziamo. Honor aveva una missione ardua con questo Magic V2, realizzare un foldable di grandi dimensioni che non fosse più ingombrante di un cellulare di fascia alta. E tenendolo in mano possiamo tranquillamente dire che ci sono riusciti. Ma per capire meglio vediamo i numeri, perché lui di fatto misura 156 mm di lunghezza, 74 di larghezza, 9.9 mm di spessore da chiuso, che al netto dello spessore, dove comunque non siamo troppo distanti, è tangibilmente più piccolo in termini sia dell'iPhone 15 Pro Max che del Galaxy S23 o S24 Ultra. E con questo non voglio dire che sia uno smartphone compatto, perché lui non è compatto, siamo distanti dalla compattezza dell'Oppo Find N, che però aveva anche uno spessore decisamente più importante, ma quello che voglio condividervi è proprio il fatto che è uno smartphone dalle dimensioni canoniche, molto simili a un qualsiasi smartphone di fascia alta, qui ho S23 Ultra giusto come esempio, sia come larghezza, come lunghezza, come spessore, siamo veramente lì, con un form factor veramente tipico anche del display, per cui le app si aprono benissimo e non c'è nessun stretch particolare per adattarsi a un form factor nuovo, e in più all'occorrenza da aperto diventa veramente veramente un bel tablet. Tra l'altro da aperto assume le sembianze di due smartphone affiancati, insomma anche qui il form factor è quello giusto, perché se vogliamo avere due app aperte contemporaneamente questo è uno, anzi forse è il primo pieghevole che effettivamente dà una sensazione di avere due app veramente aperte nelle dimensioni giuste, nelle dimensioni per cui è stata pensata dagli sviluppatori, anche se dovrebbero sempre di più renderle responsive ai vari form factor, ma sappiamo che su Android questo succede poco. A conferma di ciò c'è anche il peso, 231 grammi per questa versione in ecopelle, tra l'altro bellissima al tatto, offre un bel grip, è un materiale caldo, poi quindi assolutamente non scivola dalle mani, è uno smartphone che si impugna piacevolmente. Un pochino di più pesa invece la versione in vetro, che però non dovrebbe essere commercializzata anche da noi. Peso sicuramente importante, ma comunque anche qui sui livelli degli smartphone di fascia alta che hanno dimensioni simili, anzi su alcuni casi, in alcuni casi anche un filo sotto. In confezione tra l'altro è disponibile una cover che per ovvie ragioni si applica solo al posteriore, ma che non ingigantisce troppo il telefono. La cosa importante però è che Honor non ha lesinato su niente. Il display esterno misura 6,43 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, HDR10 Plus a 120 Hz con luminosità fino a 2500 nits, mentre il display interno è meno luminoso, 1600 nits di picco, ma pur sempre HDR10 Plus a 120 Hz e misura 7,92 pollici di diagonale, che tuttavia a causa dell'aspetto di forma un po' più quadrato rispetto agli altri pieghevoli risulta essere decisamente più grande e vistoso della concorrenza. La qualità è ottima per entrambi i pannelli, quando si è all'aperto e si passa dal display esterno a quello interno si nota la minor luminosità, ma comunque resta più che utilizzabile, anche perché ha il grosso vantaggio di avere una minor riflettanza rispetto alla media. Al tempo stesso anche l'audio, che è realmente stereo, caratteristica non scontata, e con un suono di qualità, seppur a mio avviso un po' limitato nei bassi. Inutile sottolineare quanto ovviamente sia indicato per un utilizzo multimediale, per inciso Honor non ha problemi con i servizi di Google, quindi ci sono le app preinstallate di Google,
Google, sono i servizi di Google, e ci sono anche tutte le certificazioni per vedere in alta risoluzione tutti i contenuti streaming di Netflix, Prime Video, Disney Plus, eccetera. Questo perché Honor 3 anni fa si è staccata da Huawei e sta operando in solitaria e non ha problemi appunto con Google. In termini di robustezza e costruzione è veramente un capolavoro ingegneristico. Una cerniera così sottile non l'avevamo ancora vista e al contempo la piega che si forma al centro del display interno è veramente poco visibile. La si nota giusto quando vi riflette un po' di luce, ma nemmeno così tanto. Secondo l'azienda può supportare fino a oltre 400.000 apri chiudi, che se si considera un centinaio di aperture al giorno vuol dire circa 10 anni, insomma state tranquilli. Non fatevi spaventare dunque se quando lo aprite o lo chiudete provoca un leggero rumorino tipo di plastica che si spiegazza, perché è assolutamente normale. Tra l'altro Honor lo dice anche con degli avvisi dedicati proprio per tranquillizzare i possessori. È tutto normale, semplicemente è dovuto a queste dimensioni da fuori di testa dello smartphone. Aspetto che mi è piaciuto di meno invece è il fatto che non è facilissimo metterlo in posizioni intermedie una volta superati i 90 gradi, perché raggiunto un certo angolo tende ad aprirsi totalmente, ma finché si tratta di un angolo inferiore ai 90 gradi è possibile, e anzi Honor ha anche pensato a una schermata dedicata in standby che mostra l'orario e la data. Per il resto è costruito maniacalmente, sui bordi ha delle piacevoli stondature, la batteria interna pensate è spessa poco più di una carta di credito, la porta Type-C è praticamente a filo della scocca, giusto per mangiare il minor spazio possibile, e l'unico risvolto diciamo negativo è che manca una certificazione contro infiltrazioni di acqua e manca anche la ricarica wireless, i due limiti di questo design di fatto. Ma veniamo al dunque, Android 13 Magic OS 7.2, un vero peccato che non arrivi con la Magic OS 8, un vero peccato che non arrivi già con Android 14, perché di fatto va a mangiarsi, va a erodere uno dei tre aggiornamenti software di Android che Honor promette dallo scorso anno. Perlomeno sarà supportato comunque 5 anni per le patch di sicurezza, sarà da capire se da settembre, perché questo smartphone è arrivato sui primi mercati a settembre, oppure da gennaio 2024, quindi adesso che arriva in Italia, lo scopriremo. Detto questo, Honor negli ultimi 3 anni ha fatto dei passi in avanti sul software, ha rilasciato diversi aggiornamenti, ma parliamo pur sempre di micro cambiamenti, e parlo di cambiamenti perché non sempre si tratta di micro miglioramenti. Qui vado a tirare un po' le orecchie a Honor, perché di fatto l'implementazione della tendina doppia, ad esempio, la trovo un po' un downgrade, perché aprire quella delle notifiche obbliga a raggiungere col pollice l'angolo in alto a sinistra, altrimenti apriremo i collegamenti rapidi. Altri aspetti che mi piacciono poco sono la tastiera, la Swift Key, che sarebbe ora di sostituire con la Google Keyboard, ad esempio, cosa che comunque si può fare autonomamente, e le animazioni che di fatto sono migliorabili. Niente di nuovo, insomma, è la classica interfaccia e, come è giusto che sia, va anche a gusto. Per chi viene da uno smartphone Honor o Huawei è sinonimo di casa e indubbiamente troverà utile lo swipe prolungato laterale per aprire velocemente le app o il multitasking. Funzione presente anche quando il display interno è aperto, ma io sinceramente avrei preferito una comodissima taskbar sempre presente qui in basso, lo spazio c'era, insomma Honor pensaci. La home qualche miglioria l'ha ricevuta, ad esempio sono presenti le cartelle grandi oltre a quelle piccole e il bloatware è decisamente ridotto. Permane invece la suddivisione delle schermate quando il display interno è aperto, per cui non si può posizionare il widget al centro ma solo o a sinistra o a destra. E poi c'è la modalità desktop, che di fatto dà un grande valore aggiunto a questo smartphone. Basta collegarlo a un monitor tramite cavo, tramite porta Type-C, e il display interno si trasforma magicamente in un gigantesco trackpad, tra l'altro più ampio anche di quello dei MacBook e con lo stesso touch and feel molto molto piacevole. Non è stata rivoluzionata, non ha nuove funzionalità, ma funziona molto molto bene, e questo grazie all'hardware. Honor Magic V2 è stato annunciato e in alcuni paesi lanciato a settembre 2023 con processore Snapdragon 8 Gen 2. Arriva adesso in Italia a gennaio 2024 con circa 4 mesi di ritardo, 4 mesi però abbastanza critici perché sono quelli in cui ogni anno avviene lo switch al nuovo processore. Infatti stanno arrivando sul mercato i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 3 che stiamo anche iniziando a conoscere. È un grande problema questo? Secondo me no, perché lo Snapdragon 8 Gen 3 ha lo stesso processo produttivo dell'8 Gen 2, quindi al netto delle differenze, delle maggiori prestazioni in più, non abbiamo una rivoluzione tecnologica.
E tutto sommato può andar bene l'ottimo Snapdragon 8 Gen 2, che comunque l'anno scorso si è comportato benissimo e anche su questo smartphone si sta comportando benissimo. La sua bontà si riflette non solo nelle prestazioni ma anche ovviamente nelle temperature, dove di fatto questo smartphone non si scalda mai fino ad arrivare a livelli inaccettabili. Le prestazioni sono evidenti in qualsiasi gioco, anche quelli più pesanti, e con l'ampio display interno regalano di fatto un'esperienza simile alle handheld. A fare un po' da collo di bottiglia, ogni tanto ci si mette in mezzo il software, o perlomeno, come dicevo, le animazioni, che sono perfettibili, non sono quelle della One UI 6.1, non sono quelle della Pixel Experience, a volte sono un po' scattose, e questo danno un po' la percezione di uno smartphone un po' farraginoso in alcune situazioni, ma sono rare, ve lo assicuro, e complessivamente l'esperienza d'uso è veramente, veramente molto fluida. Diciamo che è dove Honor dovrebbe e può migliorare. Passiamo dunque al comparto fotografico, che, diciamolo, alla vista non è nemmeno male, sporge e i sensori sono anche interessanti. Infatti il principale è un 50 megapixel stabilizzato otticamente f1.9, c'è poi una ultra grandangolare da 50 megapixel f2.2 e un teleobiettivo da 20 megapixel f2.4 con stabilizzazione ottica e ingrandimento 2,5x. In termini di qualità ci si poteva aspettare qualcosa in più, ma probabilmente Honor, così come altri brand, preferiscono lasciare lo scettro di camera phone ai relativi smartphone di fascia alta. La dotazione tecnica è interessante, ma la qualità a metà tra uno smartphone di fascia media e uno smartphone di fascia alta. È presente un intervento importante del software che tende un po' a sovrasaturare i colori, anche senza utilizzare la funzione di AI, mentre in zone con luce ambientale medio-basse risultano poco convincenti. E lo stesso si può dire dei selfie. Ovviamente si tratta di un commento critico per via del costo e del posizionamento di questo smartphone, sono comunque immagini che mi sento di promuovere, ma mi aspetto anche miglioramenti con futuri aggiornamenti che Honor potrebbe indubbiamente fare. In ambito video supporta il formato LOG e i LUT, proprio come gli smartphone della serie Magic, e durante la registrazione può passare da un sensore all'altro sia in 4K a 30 fps che a 60 fps, e i video sono molto simili come giudizio alle foto. Passiamo alla batteria, che sì, è presente all'interno ovviamente, 5000 mAh, ricarica rapida 66W, non supporta la ricarica wireless, ma insomma cablata, si ricarica da 0 a 100 in meno di un'oretta. Riguardo l'autonomia, è uno smartphone che in genere mi ha sempre portato a sera, dipende ovviamente molto dall'utilizzo che ne fate, se usate di più il display esterno, di più quello interno, se lo utilizzate spesso all'aperto, però è uno smartphone da questo punto di vista mi ha convinto, sicuramente vi fa più di 5 ore di schermo acceso. Così come mi ha convinto anche dal punto di vista telefonico, è uno smartphone che prende benissimo, ha un'ottima ricezione, ha un'ottima qualità anche in chiamata, insomma da questo punto di vista super promosso, supporta poi il Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, insomma da questo punto di vista, come dicevo, completo. Ed eccoci alle conclusioni, al prezzo e alla promozione lancio, ma prima due paroline su questo prodotto, perché Honor Magic V2 è il pieghevole che aspettavamo da anni, l'unico che ad oggi è riuscito a incarnare veramente le dimensioni di uno smartphone classico e avere al tempo stesso le funzionalità, diciamo l'utilità di uno smartphone e la tecnologia di uno smartphone pieghevole, davvero ingegneristicamente parlando un prodotto fuori di testa. E qui ci sarebbe la parentesi OnePlus Open, che si è avvicinato molto a questo form factor, ma è spesso 2 mm in più, e su queste dimensioni 2 mm contano, però di fatto è il suo principale rivale, oltre ovviamente a Z Fold 5, che però non conta proprio sulle dimensioni compatte, ma su altre caratteristiche. Nel caso vogliate un confronto, fatelo sapere nei commenti. Di fatto è uno smartphone che traccia il confine tra passato e futuro. Gli altri brand dovranno inseguire Honor, perlomeno tecnologicamente parlando, e dovranno ovviamente fare di meglio. E qui Honor è chiamata a una grande prova di forza, ovvero andare finalmente a lavorare sul software. Il software di Honor Magic V2 non è inutilizzabile, è esattamente identico a quello di un Magic 5 Pro. Di fatto però potrebbe essere migliorabile, anzi l'aspetto su cui in media è un filo sotto rispetto alla concorrenza. Non manca molto, bastano qualche funzionalità in più, qualche animazione più curata e ci siamo, anche perché come avete visto c'è persino la modalità desktop. Ed eccoci al prezzo, 1.999 euro, ma in promozione proprio ora per il lancio di 300 euro di sconto, quindi 1.699 euro, a cui si aggiunge in regalo il caricabatterie da 66W, la cover, la protezione schermo per 6 mesi, oltre a un prodotto a scelta tra Honor Earbuds 3 oppure Honor Watch 4. Prezzo alto ma bundle ricco, perlomeno,
e tanto onore al merito per Honor, che ha realizzato veramente un prodotto piacevole, completo e veramente ha alzato ulteriormente l'asticella di questo segmento. Ma adesso voglio sapere la vostra all'interno dei commenti, fatemi sapere se lo farete vostro oppure no, se vi piace o se non vi piace, e se avete domande ovviamente rispondiamo al solito quanto prima. Lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Un saluto da Mika di Android.net.